Benvenuti a Milano questa mattina. Il tempo non è la cosa bella che ci ha colto, ma vabbè, siamo a Milano, quindi ci sta tutto. E insomma, partire un attimo dal capire perché siamo qui oggi. Allora, innanzitutto vi presento, che mi sembra corretto. Io sono Alfredo Morresi, posso fregiarvi del titolo di Community Manager nel mio business, quindi una cosa ufficiale. E come dire, ho un po' sempre frequentato l'ambito delle community fin dal 2004, il primo Linux User Group fondato nella mia città. Abbiamo fatto poi altre cose con le community di sviluppo sempre nelle Marche. Ho iniziato con altre tre persone a fare una conferenza sul mobile, quando scrivendo vogliamo fare una conferenza sul mobile dovevamo anche aggiungere non per arredare casa, ma quella cosa è un po' più tecnologica, era ancora tempi abbastanza non sospetti. E poi dopo mi sono trasferito comunque a Pavia, una cosa un'altra, e in tutto questo viaggio ho avuto modo di incontrare tantissime persone che innanzitutto oggi vedo qui, è comunque piacevole, con cui ci siamo un po' confrontati, abbiamo parlato nel tempo di questi temi proprio sulla leadership e il management delle community. Però poi mi sono accorto che proprio in Italia manca un luogo fisico virtuale dove discutere di queste cose. Quindi sì, c'è un gruppo di gruppi su LinkedIn, ci sono dei thread su Slack, però in realtà non c'è qualche cosa che un po' mi ha permesso di identificarmi in questo gruppo di community manager che parlano anche della loro autoformazione. Per questo più o meno a luglio dell'anno scorso ho detto: ma proviamo a vedere se c'è interesse per fare un evento di questo tipo. E direi che vedendovi qui, sapendo che più o meno metà delle persone che vedo le conosco e l'altra metà sono assolutamente persone che non conosco, direi sì, c'è interesse, è ottimo che siamo tutti qui oggi. Quindi l'obiettivo è appunto parlare un po' attraverso le sessioni plenarie di questa mattina del community, della community management, e poi oggi pomeriggio ci sarà una sessione di unconference dove ognuno potrà portare i propri temi, potrà portare dei propri spunti, potrà condividere quello che preferisce, e gli altri appunto voteranno queste sessioni, faremo l'agenda del pomeriggio e poi in base a questa agenda ci divideremo. Dopo comunque intorno al pranzo vi daremo un po' più dettagli su come funzionerà la cosa. Qualche ringraziamento che è d'obbligo, sicuramente Alessio, che sta qui che fa le foto, Michel laggiù, e non vedo Stefano, eccolo lì, perché comunque hanno accettato insieme a me, come dire, un po' la sfida, un po' anche la gioia di organizzare un evento del genere, quindi un grandissimo grazie a loro. Ringraziamo anche comunque chi ci ha permesso soprattutto di rifocillarci durante l'evento, quindi comunque Codemotion, Google, Intel e Grusp, che ci hanno dato un po' una mano. E una cosa importante di questo tipo di evento è la tipologia, ok? Invece di fare un evento, come dire, facciamo un evento sul community management, un evento è, abbiamo scelto di prendere quello che è il Community Leadership Summit, che è un evento molto importante che fanno ogni anno in America, forse l'evento più grande sul community management, e usare la loro licenza di Community Leadership Summit X, un po' come TED e TEDx, per portarlo anche qui in Italia. In fondo, un po' nascosti, ci sono comunque due persone, Manrique e Maria, che l'hanno organizzata a Madrid e comunque faranno parte dell'agenda mattutina, che ci racconteranno anche un po' la loro esperienza. Quindi è bello vedere anche una rete di CLX che sta nascendo e sta crescendo in Europa, ok? Come ogni CLX c'è una licenza che definisce cos'è e cosa non è, e sempre la licenza il fondatore, John O'Bacon, ha deciso di dire: voglio dare una specie di buongiorno a tutti i partecipanti. Il video l'ha girato ieri notte italiana, quindi più o meno giorno americano, e ve lo faccio un attimo vedere. Hi, my name is John O'Bacon, and about 7 or 8 years ago I started the Community Leadership Summit in the United States. The core goal of this was very simple: to bring together people to share ideas, perspectives, and experience about how we build passionate, empowering, and inclusive communities. I believe that community is one of the very best attributes of what we do as human beings. When we get together with a shared mission and ethos, and when we have the tools and the knowledge we need to succeed, we can do absolutely phenomenal things. So when I kicked off the event 7 or 8 years ago,
it was awesome because we had people from lots of different backgrounds, from open source, from government, from technology, from charities and philanthropists coming together to share a multitude of different ideas, perspectives, and recommendations for how to build great communities. And this was not just great for people who've been doing it for a long time, of course it was useful for people who were brand new to this to learn from some people who've been doing it for a while as well. The problem with this event, of course, is that it takes place in the United States every year, and not everybody can make it out there for various reasons. And that's why we decided to take the same format and to encourage local communities to create their own events called CLSX. And this is why I'm so privileged and happy to welcome you to CLSX here in Milan. Now, I genuinely wish I could be there. Milan is just a beautiful place, and what an incredible country you're all set in. But unfortunately, I can't be there. I'm currently sat in the GitHub office in San Francisco with a million emails to respond to. But I want to take a couple of minutes just to talk about the philosophy of what we're trying to accomplish with CLS and CLSX events, and to maybe provide some food for thought for your experience. I firmly believe that community is one of the most incredible aspects of how we work together as human beings. When we get together with a shared mission and a shared ethos, and we have the tools and the knowledge we need to succeed, we can create and do absolutely phenomenal things. The challenge is that setting up and building communities is actually really difficult, because it's this mixture of people and technology, and how that connective tissue brings the two together is much of what we discuss at CLS events. So it's pretty complicated, and there's a lot of nuance and a lot of detail in figuring out how we build strong communities. What I'd like to encourage you all to do is to bring your own experience and your own perspectives there, and to share them to help other people who are there to think things a little differently. Now, I've been doing community now for about 14 years, and it's easy to think to yourself when you've been doing it for a while, yeah, I think I know pretty much everything there is to know. But every single time I go to a CLS, or every time I go to a conference and I meet people, and often when I meet people who are brand new, who are new to this, who have a new perspective, I always learn something incredibly valuable. I always come away from these events with a new way of looking at the world. And I think that's what the beauty of these events is that, you know, we can do interesting work and we can come up with interesting approaches to doing things. But when we are invited with the opportunity to look at the same things through from a different angle, from a different perspective, it's a new discovery, and we have the thrill of discovering new approaches to build strong communities. So, you know, some of you who are sat in that room right now are going to be very new to this, and you may feel a little bit weird and nervous about being in a room with other people who know a lot more about this. Don't be. You know, those of you who are new are probably going to bring the freshest perspectives, the freshest ideas, because you are new and you can look at things through different lens. Likewise, the people who are there who have got a lot of experience, who've been doing this for a long time, I would encourage all of you to not just bring your guidance, but to look at your guidance differently when you hear what other people think as well. This is a great opportunity and a rare amount of face time with people who do the same kind of work to really think differently about how we approach the world and how we do the work that we do. So, together, what excites me is that with every CLS and with every CLSX event, we are furthering and growing community management best practice and approaches. And every time we further it, we make it easier for the next generation to build strong, empowered communities. So every single one of you sat here today, irrespective of how much experience you've got, is playing a phenomenally important role in shaping the future of how we build technologies, the future of how we innovate and build inclusive communities where people can do incredible things. So that's it. I just wanted to share a couple of words. I just want to say an enormous thank you to Alfredo and Alessio for putting this together and the rest of the team. I really wish I could be there, but I'm absolutely there in spirit. And I also just want to quickly mention the main community leadership summit event is going to be taking place on the 14th and 15th of May in Austin, Texas, in the United States. So I'd encourage you, if you can come, to absolutely come and get involved. You can go to communityleadershipsummit.com and you can register a ticket. It's completely free to attend, and I hope to see many of you there as well. All right. So from here in San Francisco, have an awesome day,
Look forward to meeting many of you soon. Take care. L'applauso non serve perché tanto non ci sente, quindi ce lo possiamo anche risparmiare, insomma. Allora, che dirvi? Abbiamo più o meno capito il contesto dell'evento, è il primo Community Leadership Summit ex in Italia, quindi è il più bello di tutti, sarà anche, potrebbe anche essere il più brutto di tutti. Come facciamo a deciderlo? Sicuramente siete voi che lo deciderete. Abbiamo sparso in giro questi cartelli con dei QR code, sono degli instant feedback form. Qualunque cosa avete da dire, positiva o negativa, un suggerimento sul far meglio, un rinforzo su quello che dovremmo tenere perché è stato fatto veramente bene, fate uno scan del QR code, è giusto un campo di testo e scrivete. Ci aspettiamo di ricevere moltissimi feedback, sono praticamente ovunque, quindi mentre mangerete, mentre farete le altre sessioni, adesso che sto parlando, eccetera. E come dire, non abbiate paura, sono anonimi, quindi tranquillissimi, però ci serve un po' sapere il vostro punto di vista. E dato anche che siamo più o meno tutti community leader, siamo comunque persone con una certa esperienza in queste cose, mi aspetto anche, come dire, una certa verbosità e numero di commenti che arrivano. Detto questo, cerchiamo un attimo di conoscerci. Qui c'è un, abbiamo voluto fare un piccolo wall con parte delle community presenti, vedo che comunque qualche cosa ancora manca, e vi abbiamo chiesto di prepararvi un'introduzione di al massimo 30 secondi della vostra community. La condivideremo adesso insieme, partendo da qui e facendo un serpentone, ok? Quindi non partiamo adesso, non so, parlo io, semplice, e tutti in 30 secondi possono dire di che community fanno parte, così almeno, come dire, ho anche un modo un po' per scaldarci e per conoscerci. Chiaramente siamo in Italia, le migliori chiacchiere le possiamo poi fare davanti al cibo, quindi questo tranquillissimi, ok? No, fai. Ciao, sono Azzurra Ragone e gestisco la community di Women Techmakers Italia. Che cos'è? Lo spiegherò dopo quando farò il talk, quindi non voglio rubarvi altro tempo. E quindi passo la parola a lei. Buongiorno a tutti, sono Alessio Fattorini, do una mano a Alfredo un po' con l'organizzazione dell'evento e gestisco la community online di NetServer. Non rubo appunto tempo anche agli altri, dato che poi dopo ne parlerò ampiamente. Grazie. Ciao a tutti, sono Francesco Baldassari, sono il community manager in Italia di Intel Software. Gestisco la community appunto di Intel e degli sviluppatori Intel. Adesso un po' di voi li conosco già perché abbiamo fatto qualche evento insieme. Spero di poter fare due chiacchiere con voi sempre nel momento cibo tra poco. Ciao a tutti, sono Giovanni Laquitara da Roma e faccio parte del Google Developer Group di Roma, una community di appassionati di tecnologie Google, Code Invaders, che si occupa di tecnologie mobile in genere, e anche Code Motion. Fa tutto lui, quindi io sono Stefano Marinelli, vengo da Bari, sono il curioso della situazione. Che si chiama il curioso della situazione. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Natalia Volcianova, io rappresento l'agenzia Noise di Roma, che noi gestiamo più community come co-design Gem dal 2011 e poi più recenti sono World Usability Day, World Information Architecture Day Roma e VN's Portfolio Review Roma. Grazie. Salve a tutti, io sono Nicola Carandini e mi occupo della community di Roma di .NET, quindi Domus.NET, e poi partecipo anche alla community di Xamarin. Ciao a tutti, Lorenzo Barbieri, io sono ex community manager in Microsoft, oggi mi occupo fondamentalmente di lavorare con gli ISV, ma da qualche settimana c'è un nuovo progetto che riguarda tutta la parte di Microsoft Open Source, e quindi sono ritornato nel mondo community in questa nuova veste. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Padova, io sono, faccio parte della community Microsoft Technical Community dell'Emilia Romagna, che si chiama .NET, qui vedete il cappellino, e poi sono coordinatore admin di un gruppo Facebook abbastanza grosso che si occupa di sviluppo, è un gruppo di supporto per gli sviluppatori delle applicazioni Windows.
Ciao a tutti, io sono Marco Minerva e gestisco insieme al mio amico Marco la community .NET Toscana, anche se siamo attivi oltre che con la nostra community, collaboriamo anche con altre community nella nostra, diciamo, in Italia, e svolgiamo anche eventi nazionali. Ciao a tutti, sono Matteo Pagani, sono qui, diciamo, in duplice scopo, nel senso che da una parte lavoro in Microsoft e mi occupo di supporto agli sviluppatori, lavoro molto con community e sviluppatori indipendenti, quindi per me lavorare con le community fa parte del mio DNA, e arrivo dal mondo community, sono uno dei, diciamo, fondatori, organizzatori della community.NET Lombardia, che oggi mi raggiungeranno altre persone, ma fino a stamattina rappresento anche loro in questo momento. Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea e sono qui a rappresentare ZNET, una community che opera principalmente nel nord-est, teniamo eventi in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, e benvenuti a tutti. Io sono Daniele e anch'io collaboro in ZNET come Mirko. Ciao, sono Igor Antonacci, faccio parte del team di Get Latest Version, una community che si occupa di Application Lifecycle Management, e insieme ad Alessandro e ad altre persone faccio anche parte di .NET, la community dell'Emilia Romagna. Okay. Faccio un selfie che... Stefano Ottaviani, DevMark, abbiamo più tardi una sessione, quindi non rubo altro tempo, vengo anche a nome di .NET Mark e XPUG Mark. E si sta creando dei selfie. Mi chiamo Roberto Malossi e gestisco una community dedicata al mondo della neve, si chiama Snow Week, e ci riuniamo più volte all'anno in eventi appunto sulla neve, target 18-35 anni. E insieme al mio, chiamiamolo collega, stiamo creando una nuova community di viaggi e vento. Ciao, io sono Nicola e appunto anche io vengo dal mondo community offline e in particolare legato al turismo esperienziale e quant'altro, e sono qui per capire se posso arricchire la mia esperienza in questo senso, incrociandola con esperienze di community evidentemente molto diverse. Grazie. Ciao, sono Daphne, io vengo da Milano e io, diciamo, gestisco una community anomala di artisti teatrali e sono qui per capire che cos'è realmente una community, se quella che io coordino è una community, non so, grazie, è una curiosa insieme a lui in qualche modo. È parte, sì, sì, insomma, non vedo un po' sproloni, però vedo diversi. No, ma ce l'ho, dopo te lo metto. No, quello della community curiosa. Ciao, sono Monse, io vengo da Impact Hub, siamo una community di innovatori sociali, siamo nati 11 anni fa e adesso siamo in 100 città al mondo e io sono molto molto curiosa di tutte le idee che ci darete per come gestire una community così grande. Allora, già vi ringrazio adesso. Ciao, io sono Stefania e sono anch'io dalla community di Impact a Milano, gestisco in particolare quella di Milano e facciamo parte della community internazionale. E sono molto curiosa di conoscere soprattutto community anche tech per imparare qualcosa di più. Ciao a tutti, Francesco Frullone, faccio parte del GRUSP, community che ormai 15 anni, distribuita sul territorio italiano, organizziamo qualcosa come una quindicina di eventi l'anno. In più abbiamo aperto community locali in più dettaglio, una quindicina circa. Ciao a tutti, sono Marco Filocamo, sono il fondatore di Activators Pavia, è una community che si occupa di innovazione su Pavia, facciamo degli eventi tutti i mesi, oggi per esempio c'è una colazione con tipo 30-40 persone, collaboriamo con l'università e sono molto curioso di sapere che cosa appunto potete dare a un'esperienza che è nata soltanto 2 anni e mezzo fa. Ciao, Beppe Platania, vengo da Torino, la community nostra si chiama TTG, Torino Technology Group, siamo partiti, diciamo, con un filone più Microsoft, poi piano piano abbiamo abbracciato molti paragoni con tutte le altre entità che ci sono a Torino, che è abbastanza attiva su questo filone. Siamo qui per imparare, per condividere quello che abbiamo fatto. La community ha 8 anni e buon lavoro.
Ciao a tutti, Renato Marzaro, Community Visual Basic, quindi sviluppo.net. Siamo presenti da 20 anni, quindi siamo stati una delle prime community di sviluppo. Insomma, condividiamo le nostre esperienze, vediamo come poter crescere tutti. Ciao, sono Francesca Marano, oggi sono qua per parlarvi di WordPress, farò un intervento dopo, sono una community junkie, lo dico, faccio parte, creo community da quando sono ragazzina, in questo momento WordPress, GGD, sono socia di Girls in Tech, non ho mai visto le mie altre socia, quindi chi siete, sono contentissima di conoscervi oggi e tante altre cose. Grazie. Ciao, io sono Paola Castellino e sono qui perché abbiamo organizzato a Torino lo scorso settembre un evento che si chiamava Creativi in Rete, che verrà probabilmente replicato, e che serviva a tutti i creativi e in particolare ai craft per fare rete e per imparare a migliorare la loro presenza in rete, quindi con questo doppio significato di online e di fare rete, cioè di conoscere altre persone con cui condividere la propria esperienza. Stiamo lavorando per questo, abbiamo anche una pagina su Facebook piuttosto attiva e cerchiamo di lavorare su, cerchiamo di imparare ancora dalle community più navigate che cosa possiamo fare per andare avanti. Ciao a tutti, sono Asia, lavoro per BeMyApp. BeMyApp è una startup, è un'agenzia che cura relazioni con gli sviluppatori spesso per conto dei clienti. Organizziamo gli eventi tech, siamo presenti, la startup è francese, quindi siamo presenti in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, a Londra e in Italia. In Italia siamo un pochino più piccoli. Grazie. Ciao a tutti, sono Michele Capra, faccio parte della community di WebDevs, una community che diciamo nata attorno allo spiedo, in realtà nata attorno un po' alle tecnologie web, è nata ormai 6 anni fa, organizziamo una serie di eventi diciamo per il carattere tecnico e abbastanza locale, quindi diciamo intorno alla provincia di Brescia. Poi faccio parte di altre community come .NET Lombardia. Ciao, sono Fabio Campanini e faccio parte della Cobox Community. Vi spiegherà meglio la mia amica Daniela di cosa si tratta, comunque è una community molto molto giovane. Ciao a tutti, sono Daniela, appunto faccio parte anch'io della Cobox Community, è una community che è appena nata, è nata intorno a un co-working che è stato aperto a Cremona, quindi è qualche mese che stiamo cercando di creare questa community e quindi questo incontro mi serve proprio per capire come riuscire a gestire al meglio una community e tutto quanto, essendo la prima community a cui partecipo e a cui cerco di gestire. Grazie a tutti. Ciao, sono Ilaria Massari, faccio anche io parte della Cobox Community e diciamo qui tra voi ci sono comunque, diciamo, nella Cobox Community ci sono membri anche di community vostre, quindi insomma è molto interessante vedere questi link tra community. Ciao a tutti, sono Alice Dondoni e faccio parte anche io della Cobox Community. Vi hanno già spiegato tutto loro. Ciao a tutti, sono Domenico Sarleti, io lavoro per TripDoggy, che è una piattaforma che aggrega strutture e servizi per viaggiare a quattro zampe, quindi che promuove il turismo a quattro zampe. È nato da pochissimo, da marzo, diciamo più ottobre, e quindi sono in questo momento sto sviluppando la community e vorrei capire come farla in maniera ottimale. Ciao a tutti, sono Claudio Fallica e sono Digital Marketing Manager di Bandai Namco Entertainment. Mi occupo, tra le varie attività, di supportare le community di videogiocatori sparse in Italia, più gestire la nostra community interna. Ciao a tutti, io sono Martina e faccio parte della splendida community dei curiosi, perché faccio un altro mestiere, quindi in realtà sono una creativa, ma mi interessa anche il community management a livello sia offline che soprattutto online. Ciao, sono Andrea Maglie e la mia esperienza con le community sta partendo proprio in questo periodo con la creazione del Google Developer Group di Venezia. Ciao a tutti, io sono una comunicatrice pubblica, faccio anche progetti, seguo progetti di innovazione sociale, questa è la città per cui lavoro, ho portato la borsettina
poi lo metterò lì. Seguo diverse community online e proprio in questi giorni sta partendo la community per creare un portale di open data insieme ai cittadini, strutturare insieme a loro sia i tipi di dataset che vogliamo, su cui vogliamo lavorare, che il tipo di produzione che i cittadini possono fare dei dati. Mi chiamo Maria Favorino, avevo dimenticato di dirlo, ciao Azzurra, e sono felice di essere qua. Grazie. Buongiorno, sono Andreas Mois, vengo da Nuremberg in Germania e gestisco una community sul futuro della ricerca di mercato. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Ciovati e gestisco il GDG Milano. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco, faccio parte della comunità Forno Milano, che è una comunità di appassionati di ballo di sala. Ciao, sono Deborah, ho portato a Cremona GGB, finalmente conosco e vedo di persona qualcuno anche di Milano, perché ci siamo sentite solo via chat o via mail. È un'esperienza nuova, un'esperienza difficile per il nostro territorio, ma siamo qui per imparare. Italo Vignoli, sono stato leader della comunità OpenOffice per anni, poi ho fondato la comunità LibreOffice in Italia, sono uno dei due responsabili della comunità LibreOffice a livello mondiale. Ciao a tutti, Matteo Benci, sono coordinatore di PyCon Italia e collaboro alla realizzazione di eventi come GoLab, QTD italiano e dall'anno prossimo TuxLab e vari altri eventi, e quindi anche in maniera molto forte con la community di Python Italia. Ciao a tutti, sono Chiara Russo, siamo Codemotion, che è una conferenza tecnica per sviluppatori, siamo nati a Roma e quest'anno saremo con 11 conferenze in 9 paesi in EMEA. E soprattutto siamo anche una community di sviluppatori e siamo nati a partire dalle community e ci teniamo tantissimo a collaborare con tutte le community di developer, soprattutto sul territorio italiano. Ciao, io sono Andrea Ferlito, CTO di Codemotion. Ciao, sono Maro Marzocchi, sempre da Codemotion, con tanti di voi già ci conosciamo e con gli altri sarò felice di interagire oggi. Vogliamo fare tante attività sul territorio, perciò grazie Alfredo di averci invitato. Ciao, sono Daniele Della Fiore, io frequento il Community Tech di Milano da una decina d'anni e negli ultimi anni ho fondato un co-working che è stato costruito e pensato attorno alla nascente all'epoca community di startup e digitali a Milano, e l'anno scorso invece ho fondato questa meta community di cui parleremo dopo, che si chiama Milano Tech Scene, che raccoglie un po' le community tech milanesi. Ciao a tutti, io sono Erika Barone, sono Community Manager di Microsoft Italia e conosco buona parte dei presenti e sicuramente siamo qui perché, come diceva Lorenzo, vorremmo ampliare insomma le nostre conoscenze anche a community esterne. Ciao a tutti, sono Francesco, partecipo delle community nel bresciano come WebDBS e sono co-founder del Tipico Curioso da 10 minuti. Ciao a tutti, I'm going to change to English, sorry. I'm Enrique, coming from Spain. I co-organized with Maria the CLX in Madrid, as Alfredo has said. I participate in the Mozilla Hispano community, in the Genome community, in whatever community related with open source, I will be there. So thank you very much for joining me here. Hi, I'm Maria, and as Enrique said, I help organize the CLX in Madrid. I normally collaborate with different open source communities in Spain, so have a great day, and I think we can learn a lot from you guys. Ciao a tutti, io sono Michel, praticamente lavoro con i GDG, principalmente, quindi aiuto i GDG in Italia a diciamo, migliorare il loro impatto sul territorio e a crescere, ad esempio con Andrea stiamo prendendo una Venezia e così con tante altre regioni. Amo le community e faccio parte di community da quando ricordi,
diciamo dai scuole medie in poi ho iniziato questa cosa, anche se all'epoca non le chiamavamo così, ho fatto tante cose, questo è quanto. Comunque nel corso della giornata parlerò con tutti. Allora, intanto che Alessio si prepara, innanzitutto grazie, direi un bel applauso a tutti per essere qui. Sarà organizzata la mattinata, un po' di sessioni plenarie. Abbiamo deciso di seguire un po' una narrativa che va dalla nascita di una community fino alla sua crescita, alla sua espansione e addirittura la nascita di meta community, quindi come dire dalla nascita al massimo livello più qualche cosa in più. Il pomeriggio ci sarà, come dicevo, l'un conference. Quanti di voi hanno intenzione di proporre una sessione per l'un conference? Alzate la mano, alzate le mani. Ok, e bene, pensateci perché c'è significa molto spazio ancora per proporre qualche cosa. E dunque, lascio la parola ad Alessio che appunto ci parlerà di come far crescere una community da 0 a 100.000.